Ciao, sono Andrea Paci, responsabile di prodotto della Mirindelli Auto. Oggi scopriremo in anteprima assoluta la nuova BMW Serie 7. Presenza di carattere e massimo comfort fanno la quintessenza della classe di lusso BMW. In termini di performance, la nuova BMW Serie 7 è disponibile sia nella versione diesel, sia nella versione benzina plug-in e sia nella versione elettrica. Per quanto riguarda le colorazioni, abbiamo la possibilità di averla bicolore come questa che vediamo ora. Vediamo il design anteriore della nuova BMW Serie 7, che stupisce fin dal primo sguardo. Sulla parte anteriore troviamo un frontale iconico grazie alla calandra doppio rene e ai fari in cristallo di Swarovski. Vediamo la parte posteriore, gruppi ottici a forma di L e una sottile modanatura che evidenziano l'imponenza dell'auto. Ora andiamo a scoprire gli interni. Dall'interno dell'auto ho la possibilità, semplicemente premendo il tasto automatico, di chiudere la portiera e aprirla. All'interno dell'auto la prima cosa che notiamo è il nuovo schermo curvo da 14.9 pollici, ma quello che offre è veramente importante, a partire dal Personal Assistant. Semplicemente dicendo ciao BMW o premendo il tasto del vocale posso chiedere tutte le informazioni alla mia BMW. Per quanto riguarda la guida autonoma, ovviamente ho tutti i sistemi di ausilio alla guida, quindi abbandono di corsia, in questo caso di frenata, tamponamento, e in più ovviamente ho anche tutta la parte del parcheggio assistito, quindi avrò sia l'assistenza alla retromarcia ma anche l'assistenza al parcheggio. Sulla parte posteriore il passeggero può tranquillamente impostarsi tutte le funzionalità dell'auto, semplicemente da questo display che trova sulla portiera. Andiamo a scoprire tutte le funzionalità della parte posteriore. Partiamo con la prima funzionalità, la radio. Semplicemente premendo sul radio ho la possibilità di visualizzare la radio e gestire la parte del volume. Tornando al menu principale, passiamo sulla Fire TV. Quindi premendo ho a disposizione una TV da 31 pollici con Amazon e Fire TV. Ho la possibilità, sempre dalle impostazioni, di inclinare la TV, quindi la posso avvicinare o allontanare, e l'inclinazione o altrimenti la posso semplicemente ripremendo chiudere. Andiamo a vedere anche le impostazioni sull'interno delle luci. Premendo su luci ho la possibilità di cambiare di colore, quindi posso scegliere il colore che preferisco. In questo caso ho indicato il blu. Poi, tornando al menu principale, ho la possibilità, per quanto riguarda le tendine, di gestirle direttamente da qua. Quindi posso decidere di chiudere sia le tendine laterali e anche quella del cielo, quindi premendo posso chiudere, come in questo caso sta facendo, e premendo il tasto la posso riaprire e aprire tutte le tendine. Ora vedremo le impostazioni che ha il sedile. Andando sul sedile posso gestire innanzitutto la parte del massaggio, quindi premendo il tasto massaggio ho la possibilità di scegliere che tipo di massaggio voglio, quindi posso avere il massaggio lombare, massaggio alle spalle o comunque massaggio a tutto il corpo. Tornando indietro, sempre sul sedile ho la possibilità per quanto riguarda la climatizzazione, quindi posso registrare sia il sedile scaldato ma anche climatizzato. E tornando indietro ancora sulla regolazione ho la possibilità di mettermi in perfetta comodità semplicemente premendo un tasto, e vi faccio vedere.
In questo caso posso tranquillamente vedermi un film come se fossi a casa. Grazie, al prossimo video.